Noi abbiamo dimenticato che siamo come questa terra. Spiegliatele. Tu sai quello che devi fare. Pasquale Mancuso. Come fa a conoscere il mio nome? Amore, non è vero! Non è vero! È fuori di testa per delle stupidaggini di un vecchio. Lino, non ti immischiare. Conosco la tua fama di giocatore. Vorrei che tu mi sostituissi stasera. Mi dispiace, ma con il gioco chiuso. Gambe secche vuole il tuo souvenir. Hai 2 giorni per decidere ancora se vuoi vivere o morire. Io di te, della cantina, di quel paese di merda, non voglio più saperne, capito? Nicola Gaffore. Oh. Di che avete paura? Che cosa sapete voi di mio padre? Stai sprecando la tua vita dietro al gioco, sei un fallito. E magari adesso tua moglie starà scopando con qualcun altro. Abbiamo consegnato le nostre anime a gente che approfitta di quello che diamo, che possediamo. Combattiamo guerre, sacrifichiamo i nostri figli. E tutto nel nome della libertà. Dobbiamo solo svegliarci. Racconto calabrese, dal 27 ottobre, al cinema. Attenzione fan di film drammatici, perché il celebre sito Rotten Tomatoes ha stilato la classifica dei 100 migliori film drammatici di tutti i tempi, assolutamente da non perdere. Ed ecco la top 5. Al primo posto c'è Quarto Potere, del 1941. Al secondo posto c'è Eva contro Eva, del 50. Terzo posto, Il Padrino, del 1972. Scendendo dal podio, quindi al quarto posto, troviamo Metropolis, del 1927, e poi seguito da Casablanca, del 1942. Siete d'accordo con questa classifica? Voi invece che film drammatici consigliereste? Fatemi sapere scrivendo qui sotto e cliccate qui accanto, proprio qui, se volete vedere altri video. Ciao a tutti!